Eccoci qui. Ben Buongiorno a tutti. Vediamo ritrovati. un po' da dove riprendiamo. Oggi tocca a te riassuntino, Va bene. eh? Sì. Poverino. Dove mai sei Ancora vivo, visto? ricordato? No, ma questo credo sia ancora il proseguimento di Cina. ieri. Sì. No, l'altro ieri. L'altro ieri. Oh, ecco, ricorda. Captain? Where is she? She's leading Neo Umbrella. All these terrorists. She in the city or not? Ah, ecco. She's been sighted several times since the attacks began. Yeah, she's here. Se ne sta in piedi sui treni e cose così. Ah, da supereroe. Vola tipo Batman pure, scusa. Lui è È il sconvolto. Batrampino. Sì, lui è proprio. Allora, vediamo un po'. Allora, facciamo riassuntino. In pratica, noi ci troviamo qua per salvare un po' la situazione, visto che praticamente c'è questo virus che non si sa bene come sia venuto. Sicuramente è stata Ada. E Probabile. praticamente Chris all'inizio era senza memoria, ma si è ricordato di quello che gli è successo in Europa, che praticamente ha perso tutta la sua squadra e è rimasto scioccato perché i suoi protetti sono morti, tra cui il mitico Finn. E Poverissimo quindi Finn. adesso, dopo un flashback, lui si è ricordato della fine del povero Finn e praticamente ha deciso di vendicarsi e di ammazzare Ada. Quella che è un puttana di Ada. Della grandissima Ok, ci stronzona di stava. Ada, ok. Bene, dopo questo brevissimo riassunto, che visto tutti saranno d'accordo che lei è molto più brava di me a farli, Non è vero. possiamo proseguire. Allora, lanciamoci nel fuoco. Ok. Oh, bene, ottimo. Ma è invisibile? Eh sì, Sì. fa solo la scia. Bello! Un serpente invisibile gigante! Ottimo. Pierce, Marco, everyone on me. Volume altissimo, C'è ok, abbassiamo un pochino, perfetto. Un amico tuo? Non ne ho idea, non lo so. Forse uno con cui si alcolizzava. Ah, un amico di Ilia la bottiglia. Ho Esatto. capito. E t'ho perso, dove stai? Ah, eccoti. Nice. Emblemi? No, that wasn't Davvero niente male. Ecco, Detta niente, qui così no. sembra una cosa molto molto dubbia. Lo dice un po'. Davvero niente Ma male. perché io Bellissimo, l'ho spiegato in ti italiano. sento nella versione normale, Sì, ma nella in versione italiano c'ha pornografica. un fascino molto strano, lo dice con proprio quasi veramente pornografico, tipo. Davvero niente male. Tipo brava Giovanna, proprio brava. Sei Arido, dov'è che sei? Sto qui dietro a te, ecco, dai, andiamo. Fila. Ok. Guarda che qui c'è soldato B che va più veloce di te. Soldato B è fortissimo ed ha una potenza allucinante. Soldato B No, voglio schizza. fare la scivolata. Aspetta. Una potenza. Cioè, guarda. Ora dimmi se sono matto io, ma quel È un dondolino, questo panda? bianco davanti a noi, a me sai cosa sembra? Lo Stormtrooper di Star Wars. Cioè, tu sei nerd dentro proprio. Cioè, io dicevo, è un panda. Ma guarda, te non hai avuto un'infanzia. Tu da piccolo guardavi Star Wars. Sì, lo ammetto. No, posso andare sulle scivolelle da qui, guarda! Aspetta, devo fare la scivolella. Aspetta. Sì! No, sei sparito, dov'è che sei andato? Aspetta, lo devo rifare, riprendimi perché questo deve rimanere Vai. proprio immerso. Ok.
Ok, bellissimo. Anche da quest'altra parte. Meno male che sei traumatizzato dalla morte di Finn. Sì, sì, sono proprio distrutto. Fatta pure te quella sciorella. Ok. Eh beh, scusa, scivolo, non fai sciorella. Se no non sono contento. Sì, 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 sì. Sì, 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 decisamente, vai. Ui, bellissimo, guarda. Tu non sei possiamo anche fare il dondolino? Ecco, ma vedo un calcio in faccia. Nice. No, guardami, guardami, guardami! Guardami! Io non ho parole, Capcom, cioè oddio, sei mio, di un gay, guarda. Sei veramente di un gay. Fallo anche tu. Perché a me non lo fa fare? No, non, cioè, non è giusto. Sto morendo. Non posso farlo. Fallo di nuovo tu. Vediamo se me lo fai rifare. Sì, io lo posso rifare. Guarda. Cioè. Oddio. Va bene, basta. Cioè, anche la cosa. Fiero, 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 fiero. Cioè, io non cioè. Lo so chi è la donna dei due. Oddio, è bellissimo. Sono io la donna dei due. Ma questa è stata Ada, l'avrei anche capita, ma tu. Cioè, vabbè, anche io è il mio dopo fascino sbronzo. Femminile. È il dopo sbronzo. Sì, sì, sì. Diciamo che è il dopo sbronzo. Perché è tutto così buio? Boh, vabbè. Io non vedo mai niente. Perché è un parco giochi, quindi li fanno buio. Ah, sì, per... molto Silent Hill. Esatto. È tutto molto Silent Hill questo Trisce gioco. Di sangue. Beh, almeno ambientazione. E beh? Ma so, mettetelo un cartello. Cosa vuol dire? Boh, non lo so, guarda, però io parlo cinese e ora ti dirò. Lì c'è scritto Wesker è stato qui. Poi Ada Ada è qualcosa. Ada è una. Esatto, sì. Ok. Seguiamo Soldato B che lui è. Lui sa tutto. No, volevo saltare anche questo. Volevi fare? Un emblema. E io che andavo avanti. Arrivo. Oh, ecco, è matta, si vedeva anche nice. Abbastanza bene. Esagerato. Dio. Tu non ci crederai, ieri a forza di vedere Dragon's Dogma stavo per sparare con R2. Tiravi con l'arco, che facevi? Sì, stavo tirando con l'arco di Dragon's Dogma invece che. Perché questa scala? Okay, io sono qui. Vabbè. Per complicare la vita a noi. Sì, è molto complicato, basta prima X. Arriva! Yeah! Che verti fate? Cioè. Beh, guarda che ah, tu non sei meglio, lo ci guardava. Questo vabbè, tipo ma io è inquietante, non... cioè, sta qui fermo. Ah no, si non mosso. Non fa nulla. Respira o è morto? Cioè, vabbè. Oh no, non respira tanto, però ogni tanto si muove. Scale. Scale dappertutto. Allora, cioè, ma quella cosa del parco giochi io non sarò più la stessa, non mi riprenderò. Vero, io sono stato traumatizzato da Chris che faceva l'altalena. Ma, cioè, poi quando ti rivedi capisci. Oi. Che è successo? Ho visto uno che cadeva. Sì, c'è un... sì, mi sono buttata giù io. Ah, perché sei buttata giù? Perché dovevo certo. aiutare tu. Tu, te. Dovevi aiutare tu. Tu. Ma io non stavo in difficoltà, chi ha aiutato, scusa? Ah, Soldato B e C. Ah, ok, c'è anche una C da qualche parte, come quindi. Sei messo? Io non ho visto nessuno, solo se ho visto te che cadevi, cioè. Era solo io lì che facevo il mio dovere. Ai, è il piano di amici a chi? Sono tutti morti. No, uno no. Stialo. E tu? Guarda, questo nemmeno sparava. Ma perché non vi incontrite con i vostri cuginetti zombie, eh? Questo qui sta sempre impalato.
E vuoi smettere di uccidere Pierce? No, uccidere Pierce, perché sorella. Penso sempre in di giro essere fa gli anti, ma... vedi, lo aiuto, so. Sto morendo. Mi dispiace, poverino. Non devi fare le combo, capito? Hai ragione, mi viene naturale a me. Vedo se è mutato tutto, sembra un bacarozzo, guardalo. Ok, è morto. Vedo, sì. Durano pochissimo le munizioni. Ok, vediamo di pistolina, va. Che ingrato. Ah, cos'è? Uno spray. Ce n'ho tre di spray, mazza. Tre spray? Io ne ho due. Sì, tre. Beh, io ne ho uno più di te. Yeah. Aspetta che carico tutto il mondo. Ok. Sì, sì. Ma io c'ho poco da caricare, quindi... Ho usato solo il fucile mitragliatore. Io praticamente uso solo il cecchino da 300 anni. Beh, ma ci vede, è potentissimo, cioè. Sì. Il problema è che poi mi servirà, quindi è meglio non usarlo tutto, sempre. Ma più che altro contro... dovresti tenerlo contro le... i mob, quelli veramente potenti. Sì. I mob, io sto su Minecraft. Sì, le boh. Sì. I mob. I mob di Minecraft, non lo so, perché mo adesso arriva un creeper, vabbè. Cherry! Hanno gli stessi vestiti. Sì, infatti sono 6 mesi che non si cambiano. Più o meno. Devono mandare Aspetta, uno leggo. No, è uno. Cioè, io penso sempre che sia o Ada o Chris. Insomma, vedi un elicottero, dici Chris e Ada. Sì, capitano. È vero, perché... No, Chris era sull'aereo. Beh, era ma Ada Chris che era sull'elicottero. Ma tu devi pensare con intelligenza che se fosse stato Leon, sicuramente era precipitato già, perché lui non sa guidare l'elicottero. Sì, vabbè, ma... un pochino almeno. Perché sei andato via? Guarda che mi passa della roba. Perché lì c'era una scala, qui. Ma che... Quindi non... Bene, ho visto una cosa che mi ha fatto accapponare la pelle. Cosa hai visto? Avevo uno zombie che un telone che saliva in verticale ma che sembrava un gigantesco mostro. Oddio, cioè, tipo cose che cambiano la vita. Ma dovremmo sì. Buttare giù qualcosa? Qualcosa? Vuol dire l'aereo? Sì, l'elicottero. Ma io la butto lì, ma non è che col cecchino riesce a prendere in testa il pilota, vero? Sì. Beh, che ne so, io su Battlefield ogni tanto ci riesco. Ma a parte che non vedo neanche dov'è. Ah, è là. È qui sopra di noi. Ah no, non c'è più. Dove è che è andato? Ma noi ah, dobbiamo ecco, scendere. Vedo la luce. E allora... Scendiamo. Andiamo giù dagli romano. Ah, da qui dobbiamo semplicemente dargli supporto, praticamente. Ma perché poi? Ma vabbè. Chi è che spara? Ma chi è che mi sta sparando? È l'elicottero? Ma non gli do un botte? Due là. C'è una cosa strana attaccata sull'elicottero. Una cosa strana attaccata sull'elicottero. Sì, vedi, ci stanno tipo quelli mezzi ragni o mezzi uomini. Ok. Ma non so se è caduto perché noi. Gli hai sparato tu. Beh, ma gli dobbiamo dare una mano, cioè buttiamo giù già che ci stiamo. Vabbè, ma... No, ma come ne permettete? Never seen a mutation like that before. Reed, uplink a reading to HQ. Che mutazione? Ah, ma che cos'è? Sento che startano. Girate tu, Così? Stanno tipo due cavallette giganti. Ah, carino. Ok. Morto. Che forza. Che potenza. Dobbiamo aiutarli. Se capissi cosa dobbiamo fare sarebbe già un grandissimo passo avanti. Non c'è, o siamo scemi noi oppure non si capisce mai che cosa dobbiamo fare. Ma finché arrivano nemici io li ammazzo, però più da quello non posso fare. Sono tutti qua.
Ah, il punto debole di queste cavallette è il culo, credo, perché tipo... Ma sarà la panna. Cadono subito. No, ce l'hanno dietro, il culo. Beh, lo so che ce l'hanno dietro, però... cioè, pensavo potesse andare anche la panna, non il sedere. Cioè, grazie, cioè... Va bene, basta. Io continuo a sparare a... sul serio. Ma io dicevo sul serio. Ah, pure. Ecco. Dicevi pure sul pure. Serio. Era dietro. Uffa, elicottero. Per me devo buttarlo giù in qualche modo. Vedi, ogni tanto ci manda nemici. Oh. Ah, ok, ecco. Ah, ok. Non so se sono morti perché io ho sparato un po' sì, a cavolo. Sì. Ah, ok. Ci sono degli altri, aspetta. Sì, stanno un pochino lontani però. Quindi io ci provo con la pistolina. Ah, brava. Siamo lì. Ok. Ecco. Perfetto. No! Cioè, insomma, non era quello che intendevo, però va bene. Però vabbè, funziona. Ora se ne andrà sto elicottero? No, perfetto. Captain, we should escort those two out of here. They'll never survive on their own. Moving out. Let's go. Arrivo. Gonna blow the door. Get ready. Dove erano questi qui? Ah, sì, erano in giro. Erano in giro a sparare, ma non facevano nulla. L'esercito degli Stati Uniti, se non esistesse, dovrebbero inventarlo. Sì. Giusto per farci due grasse risate. Andiamo. Qui che ci sarà? Scatole, scatole, tantissime scatole. È una cosa buona. Beh sì, munizioni. Dall'altro lato c'era qualcosa? Quale altro di lato? Di sotto? Di sotto dico, c'era qualcosa che sono salito subito. No, no, non c'era niente. Ok. Ok. Ma che salto. Non hanno problemi di ginocchia. No, no. A me mi erano partite tutte e due se ci avevo provato. Che cos'è? Oh! Altro spray e munizioni, munizioni, munizioni. E anche un lanciagranate. Sì, sì, infatti. Qualcosa mi dice che adesso... cioè... Ah, il... elicottero. Sì. Ok, proviamo a salire. Spariamo all'elicottero? Yes. Ecco, mancato. Au. Preso, però non mi ha fatto nulla. Ah, lui mi ha preso benissimo però. Dai. Insieme dobbiamo raggiungere l'elicottero ancora. Dobbiamo spararci con il coso. Bravo. Dai, morirai prima o poi, precipitato? No, ancora no. Non ancora, però direi che ci siamo ormai. Sì. Sì, ha preso fuoco. Ai, ce l'ha con me. Ecco, ho fatto. Preso fuoco. Uffa, perché prende sempre me? Muori. Dai, tu che ce la puoi fare a morire.
Dai, ti copro io. Sì, sì, ma io sto provando. Vabbè, purtroppo lo manco. Sì, vabbè, quel coso che vola. Sì, perché. Manchi il coso che vola. Manco il coso che vola. Fermo lì. Bravo, muori. Preso. Oh, alleluia. Muori. Olè. Falò di zombie. Yeah. Ciao, oh, amici. Che carini. Ciao, ciao. Ma non assomiglia per niente a Wesker. No, infatti, cioè, probabilmente lo guarda solo perché sarà... è carino. Cioè, i capelli diversi, sguardo diverso, faccia diversa, non c'è niente di Wesker se non i mega superpoteri. Cioè, ma Pierce è fissato. Cioè, ma sono tutti e due fissati con Wesker, non ho capito. Sì, ma Chris, oddio, posso anche un po' capire che... Sì, vabbè, ma non lo trascorsi. Sa che è Wesker. Ma non lo sa che è Wesker. Beh, Pierce c'ha la fissa sul fatto che comunque sia un mercenario che si vende al miglior offerente. Sì, vabbè, ma cioè, lo sa anche lui che ha di meglio da fare, no? Sì, ma vabbè. Non c'è niente, giusto? Sembra di no. Qui, vediamo qua. Qui ci sono un po' di casse. Ok, aspetta che arrivo. Ho le munizioni, ho un'erbetta verde, vediamo un po' se posso abbandonare qualcosa. Via questo, prendiamo l'erbetta. Un'altra erbetta addirittura. Ma è infognato sto posto proprio. Sì, infatti. E io cosa devo lanciare? Ok, questo c'è. Cioè, incredibilmente c'ho troppi spray, cioè. Io tirerò una granata presto. Ok, dai. Andiamo. Non è che ti serve farti curare, vero? No. Sto benissimo. Ok, allora nulla. Davvero niente male. Oddio, è fantastica questa frase. Non male che giocare non un pezzettino. Dovresti giocarlo solo un pezzettino in italiano per sentire lui che fa davvero niente male. Mi fa impressione solo sentirlo.